passione, creatività, voglia di rimboccarsi le maniche e darsi da fare sono gli ingredienti vincenti di Squeezy Pizza. Tu hai aperto nel 2020 in piena pandemia, insomma ci vuole anche un po' di coraggio, però è una sfida vinta. Sì, diciamo che per ora ce l'abbiamo fatta perché ci stanno apprezzando in tanti, anche perché cerchiamo di mettere su pasta i classici prodotti, ma anche cercando di modificarli, di creare un qualcosa di mai visto qua in Canavese. Ecco, abbiamo provato a fare le pizze gourmet e per ora ci sta andando molto bene, le stanno apprezzando in tanti. E la passione per le mani in pasta quando è nata? Ma in realtà ce l'hai sempre avuto? Da piccolissimo, anche perché ti spiego, ho la fortuna di avere lo zio che è panettiere, fa pane da 45 anni. Quindi già da piccolo io andavo lì e mi ha insegnato un sacco di cose. Cioè, per dirti, verso i 12 anni già iniziavo a impastare con lui, mi faceva vedere le tecniche. È una tradizione di famiglia. Sì, insomma. Sì. Hai rubato il mestiere in casa. Sì, ci ho provato. Però hai anche studiato molto. Niente, sì, sono andato a fare l'alberghiero a Ivrea, al CIEC. Non ti sei fatto mancare qualche esperienza estera? No, assolutamente. Sono andato a Malta, in Austria. Beh, diciamo che a Malta mi sono trovato benissimo perché ho lavorato con un ragazzo napoletano bravissimo, proprio bravo, e lì ho appreso un sacco di cose. Sull'arte della pizza? Sì, più che altro sulla pizza napoletana, ecco. Lì veramente ho imparato un sacco di cose. Però il tuo menù è ricchissimo, non c'è solo la pizza napoletana. No, assolutamente. Ti piace anche sperimentare? Ma diciamo che la nostra pizza non è una pizza al 100% napoletana, è una pizza che va un po' a rispecchiare la pizza napoletana, ma ci teniamo comunque sul croccante, perché qua in Piemonte devi dare un prodotto, non dico super croccante, però anche facendo asporto non possiamo permetterci di dare un prodotto che è tanto, perché non so se sai, la pizza napoletana è morbida, sì, è scioglievole, tu quando la mordi si scioglie in bocca. Ecco. Facendo questo prodotto, mettendolo nel cartone col vapore, questo prodotto cosa succede? Diventa gomma. Quindi non possiamo, okay. Vorrei tanto ma non possiamo, ecco. Senti, Squeezy Pizza però arriva anche a casa. Sì, arriva anche a casa, facciamo consegna a domicilio. E soprattutto è 2.0, siete molto tecnologici, avete un vostro canale. Ci proviamo, sì. Siamo su Facebook, su Instagram e su TikTok, ma poca roba su TikTok, siamo appena agli inizi. Poi abbiamo anche il sito web. Okay. Lì possiamo anche trovare il menù. Si può arrivare preparati, insomma. Assolutamente. C'è l'imbarazzo della scelta, però gli orari in cui Squeezy Pizza è aperto? Allora, Squeezy Pizza è aperto dalle 18.30 alle 22.30. Soltanto cena. Tutti i giorni della settimana, giusto? Tutti i giorni della settimana, 7 su 7. Non vi fermate mai? Assolutamente, no, ci fermiamo al cinema. Senti, il piatto tipico o quello preferito che ti piace cucinare di più? Ma guarda, non abbiamo un piatto tipico, quello che ci diciamo che andiamo forti con le pizze gourmet è il nostro forte. Sono ne abbiamo, che non sono ne abbiamo piaciute di più, ecco. Sì, sono quelle, ma anche perché siamo nati con questa idea qua. Sì, facciamo le pizze classiche, ma vogliamo dare qualcosa di diverso ai nostri clienti, allora vanno un sacco le pizze gourmet e anche le speciali, anche perché il mercoledì abbiamo le pizze speciali a 6 euro. Ah. Questa cosa qua è nata perché, sai, quando apri una pizzeria sei nuovo, la gente è come il parrucchiere, tu, cioè io vado sempre dallo stesso parrucchiere perché se vado da un altro ho paura che me li fa sbaglia il tempo. Okay. Quindi quando apri una pizzeria è la stessa cosa, tu vai sempre lì perché sai che ho la margherita, ho la quattro stagioni e quella non te la potranno mai sbagliare. Come arriva qualcuno a proporti una pizza un po' particolare, un po' così, sei un po' titubante, allora io ti dico vieni, la prendi a meno, così la provi, vedi com'è, se ti piace, la volta dopo torni. E direi che sta piacendo molto. Insomma. Sì, assolutamente. Il segreto di Squeezy Pizza, lo possiamo dire, è senza ombra di dubbio la cura per gli ingredienti, la qualità degli ingredienti che usi per fare le tue fantastiche pizze, tra cui le farine. Assolutamente, come dicevamo prima ho avuto la fortuna di incontrare le farine sin da piccolo e lo zio mi ha insegnato un sacco di cose, poi ho avuto la fortuna di appassionarmi sempre di più al mondo della pizza, allora sono andato a studiarmi da solo le varie caratteristiche delle farine, ecco. Sono andato a scegliere questa farina qua, che è una grezza di tipo 2, perché? Perché non è una farina tanto raffinata. Quando
vanno a raffinare le farine, gli tolgono tutte le, cioè tutte no, ma l'80% delle qualità nutrizionali della farina le eliminano. Quindi sì, fai una pizza, è buona, ma di nutriente non c'è niente. Allora noi abbiamo scelto di mantenere una farina, non è antica ma quasi, quindi ha il 90% delle qualità nutritive, ce le ha, quindi le mantiene. È una pizza sana, buona ed è molto più saporita rispetto alle altre farine. E poi c'è il pomodoro. Assolutamente, il pomodoro è un pomodoro 100% italiano, ma dai, diciamolo questo segreto. Noi non lo andiamo a frullare perché la maggior parte lo frullano. Cosa succede? Quando vai a frullare un pomodoro si ossida, si brucia, quindi diventa leggermente amarognolo. Noi lo schiacciamo ancora a mano il pomodoro. Come una volta, insomma. Assolutamente, perché rispettiamo tutti i prodotti che usiamo. Se tu rispetti un prodotto, lo vuoi curare il più possibile. Siamo davanti alle pizze create. Cosa hai realizzato allora, per noi? Iniziamo da questa qua, che è una delle prime che abbiamo fatto, perché finora abbiamo già cambiato il menù e siamo già... A breve lo cambieremo di nuovo. E qua abbiamo una pizza sfiziosa. Abbiamo una base di fior di latte, una mortadella Bologna IGP, una spuma di burrata, andiamo a finirla con granella di pistacchio e pepe rosa in grani. Questa invece è... Allora, quella lì è una pinza. La pinza romana. Sì, è totalmente diverso rispetto a questo impasto qua. Pensa solo che è un impasto che ci metto 3 giorni a realizzarlo. Partiamo da un impasto solido che facciamo riposare 24 ore. Il giorno dopo lo andiamo a riprendere, in gergo si chiama rinfrescare, lo andiamo a rinfrescare con altra farina e altra acqua fino ad arrivare a un 85% di idratazione. Dopodiché gli diamo un riposo in massa di altre 24 ore, dopodiché lo andiamo a stagliare, cioè andiamo a formare le palline e le lasciamo riposare anche loro dalle 16 alle 24 ore, in base se fa più caldo, se fa più freddo. Una volta che sono pronte le andiamo a stendere, come vedi ovali. E le andiamo anche la forma, quindi. Sì, assolutamente, assolutamente. Le andiamo a precuocere perché la pinza vuole essere precotta, perché deve rimanere più croccante rispetto alla pizza classica. Ed è un prodotto molto molto più digeribile rispetto alla pizza classica, ecco. Cioè, anche questa qua è una pizza molto digeribile, perché anche lì andiamo a rispettare molto ciò che vuole la tradizione. Cioè, rispettiamo la farina, perché tutte le farine hanno una forza. Più le farine sono forti, più gli devi dar tempo di maturare, non di lievitare, perché la lievitazione la possiamo raggiungere semplicemente in 2 ore. Ma un prodotto lievitato non vuol dire per forza un prodotto digeribile. Per chi ama il pomodoro, invece, la scelta deve ricadere necessariamente su... Sulla pizza classica. Questa qua non è proprio una margherita, è una pizza con il pomodoro e la bufala. Che cioè, normalmente andrebbe fuori cottura, ma qua siamo tutti abituati a mangiarlo in cottura, ecco. E là hai dato spazio alla fantasia. Qua abbiamo dato spazio alla fantasia. Questa qua è la pizza del mese. Sotto abbiamo una crema di funghi porcini, un ragù bianco di salsiccia, chips di patate e fonduta di valdostana DOP. Non resta che dire buon appetito. Buon appetito.